I path di animazione, i percorsi di animazione, sono rappresentati come una serie di punti lungo una curva. Ogni punto corrisponde a un fotogramma chiave. Nel momento in cui andiamo a cambiare determinati valori all'interno della curva di animazione, abbiamo la possibilità di vedere anche differenti valori a livello di forma, ma anche a livello di velocità. Quindi ci permette di vedere, a seconda di come sono distribuiti i fotogrammi chiave, più o meno fotogrammi da una parte o dall'altra. Osservate come, dato che qua ci sono 10 fotogrammi chiave, oltre alla forma della curva cambia la distribuzione dei punti nello spazio. Osservando questi elementi abbiamo la possibilità di comprendere meglio la velocità di movimento del nostro oggetto. Pochi punti, quindi velocità, molti punti, lentezza. Nel momento in cui vado a manipolare un path, quindi un percorso di animazione, io posso andare a controllare ogni singolo elemento dei vari keyframe che vado a creare. Ho la possibilità di controllare questi keyframe in vari modi, posizionandomi dove mi interessa creare un cambiamento e quindi spostando l'oggetto così com'è, oppure ho un'altra coppia di controlli molto utili. Dentro la tab Modify abbiamo Move Path, che ci permette di muovere tutto il percorso rispetto alla sua origine, oppure abbiamo il Path Tool. Il Path Tool è molto utile perché noi possiamo andare a cliccare sui nodi di lavoro del nostro oggetto e abbiamo la possibilità di spostare i singoli nodi nello spazio. Abbiamo la possibilità di manipolarli proprio come se fossero nodi di una corda. Quindi noi andiamo a cambiare la loro posizione nei tre assi, proprio come se stessimo lavorando sul singolo elemento. E questo ci aiuta a modificare quella che è la forma di un percorso, in modo a controllare ogni singolo elemento, ogni singola parte del nostro path. Non sempre è semplice percepire come viene cambiato, quindi è più semplice magari posizionarsi e cambiare direttamente la posizione del nostro elemento, però è uno strumento in più molto comodo e semplice. Quando andiamo a cambiare alcune di queste impostazioni, vediamo come il tutto automaticamente viene rispecchiato dalla distribuzione dei punti, che, come abbiamo detto, è la distanza tra un fotogramma e l'altro, e quindi ci dà un'idea della velocità con cui si muove il nostro oggetto.